Credo che oggi non esiste un pensiero accademico, un discorso accademico, o almeno non dovrebbe esistere. Esiste nel momento che noi ci isoliamo su una nostra materia, diciamo. Invece se ci apriamo completamente nel mondo come dei magnifici dilettanti, veramente non siamo dei pittori o dei filosofi o dei economisti. O anzi, meglio, lo siamo solo nel momento che siamo operativi, però quando non siamo operativi siamo tutto, cioè niente. E come tutto o niente possiamo frequentare, anzi, è proprio il nostro lavoro, il nostro momento di studio, frequentare tutto il resto che è anche al di fuori del nostro discorso. Io qui che sono invitato a fare un workshop, come lo sto svolgendo, come l'ho pianificato? Non l'ho pianificato, o diciamo, ho lasciato me stesso libero di essere io pianificato dal discorso in sé. E che poi il fatto che il discorso che voglio creare qui all'Istituto è un discorso del quale io non conosco molto, è un tentativo di creare una tendenza. Allora ho pensato che va bene, di cosa ho bisogno? Ho bisogno di quello che esiste già. Cioè delle potenzialità che ci sono già nell'istituto o di quello che sta accadendo qui in questi giorni, del quale poi non sapevo niente finché sono venuto qui. Non sapevo chi sono gli ospiti dell'istituto e non sapevo che programma c'era. Però naturalmente c'è quello, anzi molto di più, di quel che ho bisogno o di quello che magari avrei bisogno di aver bisogno. Sì, trovandomi qui con il discorso del Signore, infatti ho verificato che questo modus operandi, diciamo, è piuttosto safe, cioè nel senso che ti può portare materia per lavorare, no? Cioè, un workshop di cosa ha bisogno? Di materia per lavorare. E anche conoscendo le altre persone qui nell'istituto che sono qui ospiti in questo momento, anche questa è una verifica, ci sono tutti gli elementi per fare un workshop su New Impressionism, che è quello poi che voglio, diciamo, far partire dal 18 e poi. E cos'è New Impressionism? Per il momento non è niente, non esiste. O magari esiste, che però come non ha ancora preso forma è come che se non esistesse. Cioè un tentativo di rappresentare la natura mista di oggi, che sarebbe la natura analogica più natura digitale, usando dei computer che non sono i soliti computer, che noi usiamo oggi, cioè i computer digitali, ma usando anche quegli altri computer che sono i computer analogici, cioè la pittura, il disegno, la musica, la poesia, la scultura. Tutte queste cose che non possono, diciamo, essere trasportate direttamente da uno schermo. Per generalizzare, la natura tecnologica è natura che puoi in qualche maniera mettere dentro in uno schermo. Allora, se tu fai un video, sì, il video lo puoi mettere dentro in uno schermo, però la persona stessa, cioè me adesso che sto parlando, non mi puoi mettere dentro uno schermo, puoi mettere il film che hai fatto, quello è digitale, però questa persona che io sono qui non mi puoi mettere dentro in uno schermo, o almeno non mi puoi mettere ancora dentro in uno schermo. Allora, il mondo oggi è diviso come lo era anche ieri, solo che ieri non c'era natura digitale. Mentre oggi c'è questa natura digitale e c'è sempre quest'altra natura analogica. Sempre, sempre di più queste due cose si mischiano e noi siamo delle persone che cominciamo la nostra vita vivendo nella natura analogica, da bambini, da dentro proprio, diciamo, alla nostra madre, dove è difficile installare dei schermi, ma non impossibile, perché già ci sono dei modi di scannerizzare un bambino dentro nell'utero, e
E sicuramente sarà anche possibile di proiettargli delle cose, non so fin dove la scienza è andata in quelle direzioni. Però uscendo subito già dall'utero, noi ci incontriamo con cosa? Con macchine fotografiche, no? Subito. Cioè, ci sono tre persone là, attorno a noi, la mamma, il papà e il loro telefonino. Questa terza persona, è molto bello questo discorso che faceva lui, che dice che qui non sono 35 persone, ma sono 36, perché c'è questa 36esima persona creata dal network delle idee di queste persone, dal discorso stesso. Il discorso, però, diciamo, nella natura tecnologica, quella persona ha proprio un corpo, perché viene registrato, filmato, fotografato, riferito nel Facebook. Non è solo il discorso paralizzato, cioè senza membra, è proprio un discorso con un corpo reale, un discorso data, un corpo datagrafico. Ecco, il tentativo del mio laboratorio è in qualche maniera rappresentare questo. Queste esistenze fatte di data, però in maniere analogiche. E la presenza più potente in questa villa qui è proprio la villa stessa, cioè il luogo. Perché è potente? È potente proprio perché è banale, nel senso che nessuno ci fa più caso. Sì, sei nell'Istituto Svizzero, però tutto questo potrebbe anche essere fatto, non so, al Macro, al Maxi o in una chiesa, o al Pompidou, e teoricamente la villa in sé, la location, non ha importanza. Invece, dal punto di vista analogico che noi vogliamo riscoprire attraverso la rappresentazione della parte digitale, perché non ci interessa né una parte né l'altra, ci interessa la composizione delle due, cioè siamo dei pittori del mondo contemporaneo, cioè del mondo che unisce queste due insieme. Allora, in quel senso proprio la villa ha molto molto importanza e non è casuale che la villa anche include il posto più alto di Roma dopo la cupola del San Pietro, una cosa prodotta dalla legislazione, perché a Roma uno non può costruire qualcosa più alto di San Pietro. Anche questo è interessante che si collega con il discorso di lui oggi, sul fatto che proprio la legislazione è un player attivo. Scusate, magari mi sto divulgando molto, però io ho enorme difficoltà sempre sempre di più di essere lineare, alla fine dei conti non mi interessa essere lineare, e comunque anche se mi interessasse non lo riesco a essere, allora scusate. Per chi non riesce a seguire tutti questi hyperlink, un po' naive, no? Da pittore, cioè i pittori non sono filosofi, non sono amici della sofia, del sapere. Nella loro naività cercano di essere il sapere.